Categoria 70 kg, Massimiliano Marcialis. Promo Sport Combat Nuoro. Massimiliano Marcialis affronta Antonio Fadda, Team Iron Gym, Sassari. Prossimo match, si accendono le luci su questa gabbia rossa, si ricomincia. Avete visto come l'incontro si può concludere, si può risolvere in un attimo, dove si cambia veramente repentinamente il risultato. Bisogna stare davvero attenti. E beh, il fascino di questa disciplina, può succedere sempre di tutto, è difficile dire quando che ormai il match è in mano. Anche prima sembrava che il match fosse tutto da una parte, ormai ha risolto con una ghigliottina. Ho visto al peso ieri sera ambedue simpaticissimi fuori dalla gabbia, ma agguerritissimi, mentre invece si parla di MMA quando si parla di combattere. Pensiamo adesso a questi due atleti. Si comincia, si va, tempo. Ragazzi, che velocità! Oh oh! Si parte veramente alla grande! No, 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 non buttatevi in terra di nuovo adesso che eravamo, avevamo la visuale perfetta! Oh,
hanno un'elasticità questi atleti pazzesca. È fondamentale essere elastici qui. Mi sembra che siamo un gradino più su rispetto agli incontri precedenti. Sì, perché forse è l'inesperienza che porta magari all'inattività mentre si è bloccati con le prese, no? Sì, c'è un maggiore adattamento alla posizione, c'è un maggior paura di correre quel rischio che ci vuole per cambiare la posizione. Sì, perché effettivamente è un rischio, perché quando sei inattivo comunque puoi controllare, quando fai qualcosa corre il rischio, eccoli infatti. Stiamo veramente assistendo ad un bel match. Di nuovo in terra. Tempo. Io non so se hai visto, l'atleta usava addirittura le dita dei piedi per riuscire a premere nella maglia della gabbia. E si usa tutto. Certo, è una tecnica anche quella. Usare la gabbia per poter spingere di più e cercare di ribaltare l'avversario. Mi sembra che in questo match abbiamo visto qualcosina di più. Fuori i secondi. Mamma, che botte ragazzi! Questo è un incontro che ricorderemo in questa giornata. Veramente colpi di scena incredibili. Bravo, bravo, dicevi Patrizio, no? Sì, ha effettuato un'ottima spazzata e ha portato a terra l'avversario. Sono punti già nella tecnica, ma poi conquista sicuramente una posizione di vantaggio. Come vedi è andato sopra. Esci, grida il pubblico, ma io credo che sia piuttosto complicato uscire da questa morsa, anche perché continua a non fermarsi, continua Marcialis, ed ecco chi ha invertito la rotta. Invece assistiamo a un ribaltamento del fronte pazzesco in un secondo. Come vedete cambia l'incontro, cambiano le sorti, e a questo punto invece a meglio Fadda, che sembra aver ripreso il match in mano. Attenzione, 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 ed eccolo che esulta tutto l'angolo, lo vedete, anche perché stare lì ancora a sopportare, invece con un'invenzione pazzesca repentina si è invertita la rotta, il match è cambiato e come avete visto si è arrivati alla vittoria in una frazione di secondo. Davvero incredibile questo sport, lo sto imparando oggi. È stato un bellissimo strangolamento da dietro, Matale Au. È riuscito Marcialis a ruotare diverse volte da sotto, cambiando dalla montata alla backmark, la montata posteriore, ma alla fine è riuscito Fadda a inserire l'avambraccio e non c'è stato niente da fare. Il volto chiaramente segnato da questa lotta di questi pochi minuti, ma che sembrano interminabili evidentemente quando si è là al centro.
ci vuole un bel coraggio effettivamente per... sì. Ed è finito anche questo incontro, e allora attendiamo il responso affinché il console romano con la sua viva voce ci dica... Vince l'incontro per i 70 kg Antonio Fadda, team Iron Gym Sassari, premia il vincitore Vincenzo Pirodo, che dovrebbe arrivare da qualche parte, è piccolino e quindi non lo, se arriva non lo vedete neppure, però infatti non è arrivato, ecco che arriva Vincenzo Pirodo per premiare il vincitore. Un applauso per Vincenzo Pirodo e anche per Antonio Fadda, che ha vinto un durissimo match. Bravo Antonio! Siamo qua con un altro degli atleti vincitori che giocava in casa, perché è di Sassari. Allora, dici come hai costruito questo match, che posso dire fino a questo momento è stato il match più intenso, probabilmente anche più bello di tutta la serata. Grazie, buonasera a tutti. Beh, noi con il mio team, con il nostro team, abbiamo cercato di studiare un po' l'avversario, impostarla più sulla parte in piedi che la parte a terra, sapendo che il nostro avversario giocava molto più a terra. Abbiamo cercato di impostarla in piedi, ma poi nell'MMA si va sempre a terra più delle volte. Però è stato un bravissimo match, ringrazio il mio avversario Massimo Marcialis per la possibilità di combattere insieme. Ricordiamo che hai vinto nel corso del secondo round, sì, per Mataleão, giusto? Sì, sono riuscito a prendere Mataleão dopo una battaglia con Grande Pau, che grazie a Dio l'ho vinta. Porto poco qualche segno, però l'importante è vincere, il gioco è partecipare. Qualche istante, lasciamo la gabbia per dare spazio dall'altra parte del palasport alle ragazze della danza orientale Spirito Fenice.